Pennellata, Alba Adriatica ha scoppito. Gli uomini di Izzotti superano in trasferta la Miternina e al giro di boa la classifica può sorridere. 26 punti, meno 2 dalla zona playoff. In terra aquilana l'uomo da prima pagina si chiama Simone Miani. Su alla rete, Barzel bottino pieno. Rossoverdi in campo con il duo Miani-Giambè. Terminali offensivi a Lorenzo Emili il compito di accendere la miccia. In terza linea dirige le operazioni Moreno Sacchetti. In casa Miternina Tuzzi scala in difesa. Regia affidata a Pezzotti. La prima emozione del match è di marca giallorosso. Terzo, cross dalla sinistra, ci prova Santirocco, fuori. Decimo minuto, Alba avanti, foglia per Emili che apre il fuoco, Rossetti c'è. Ventunesimo, ancora Vibratiani pericoloso, errore di Rossetti in uscita, Giambè a botta sicura, Tuzzi ci mette la sagoma ed evita il peggio. Il numero 11 ospite è come un booster truccato. Minuto 37, la punta rossoverde se ne va a Felli, stoccata dal limite, palla in out. Nella ripresa, dodicesimo, punizione di Felli, Petrini si allunga, sulla respinta ci prova Pezzotti, l'estremo ospite però ci mette un ramendo. Minuto 16, l'Alba passa, pennellata di Di Nicola, dall'altra parte dell'arcobaleno c'è Miani, stoccata di prepotenza ed è 0-1. La Miternina prova a tornare in quota. 19esimo, Domenico Di Alessandro per De Michele, il cui piatto è da matita rossa. Siamo dall'altra parte, Miani a tu per tu con Rossetti, bravo a sventare la minaccia. 27esimo, funziona l'asse Miani-Giambè, il primo disegna, il secondo ci prova di testa, sfera che fischia vicino al palo. Rossetti si mostra di un'altra categoria. Minuto 49, l'intervento su Pantoni evita un passivo più pesante. L'azione manda in archivio la gara. Da stasera l'Alba Adriatica è nella mappa dell'alta classifica. Negli spogliatoi ascoltiamo l'intervista al direttore generale dell'Alba Massimo Valà e al tecnico della Miternina Angelone. Sicuramente una vittoria meritata. Diciamo che abbiamo sbagliato tantissimi gol, ma vorrei sottolineare la grandissima prestazione del loro portiere che ha salvato il risultato almeno in 3 occasioni dal mio punto di vista. Di Nicola, Giambè, Miani, l'Alba c'è. Sì, l'Alba c'è, l'Alba ecco, ci sta sorprendendo un po' a tutti quanti, è una squadra molto giovane, noi credevamo molto in questo progetto. Vincenzo Angelone, tecnico della Miternina, cosa non ha funzionato quest'oggi? Ma quello che non funziona ormai è diverso tempo, perché dopo infortuni di lunga durata, dopo la partenza di qualche giocatore importante, adesso sinceramente i nostri limiti tecnici si vedono in mezzo al campo. Speriamo che nel mercato di riparazione riusciamo a prendere quelle persone che poi ci danno una mano a ottenere risultati e venire fuori da questa situazione.